parliamo un po' del libro, delle ragioni per le quali ho ritenuto di scrivere questo libro assieme ai giornalisti del Fatto Quotidiano, Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza. E cominciamo, se vogliamo, dal titolo, che a volte determina un po' di curiosità, perfino qualche critica, come se fosse un atto, diciamo, di superbia intellettuale intitolarlo Io So. Ovviamente il titolo vuole essere intenzionalmente provocatorio, intenzionalmente vuole richiamare il famoso Io So di Pierpaolo Pasolini, senza ovviamente avere la pretesa di volersi mettere sullo stesso piano di quel grandissimo intellettuale scrittore di cui tanto nostalgia abbiamo nella misera Italia di oggi, misera e povera anche di intellettuali, quel famoso saggio di Pierpaolo Pasolini. Beh, Pasolini che voleva dire, cosa disse con quel Io So ma non ho le prove? Pasolini parlava dell'Italia di quel tempo, un'Italia afflitta dalle congiure di potere, dalle stragi senza colpevoli, dai delitti di Stato, a volte anche impuniti, e rivendicava il suo ruolo di intellettuale senza potere che poteva dire io so ma non ho le prove, io so perché non ho, come scrisse in quell'articolo, io non ho gli strumenti per accertare la verità e quindi posso dire di sapere chi sono i colpevoli e i responsabili delle stragi, degli omicidi, i tempi della quella strategia dello stragismo nel quale l'eversione nera e i servizi segreti che controllavano e intervenivano sul nostro paese cercando di condizionare la politica italiana. E Pasolini diceva: io conosco i mandanti di questi assassini, di questi omicidi e stragi, ma non avendo le prove non li posso denunciare. Beh, io credo che nell'Italia di oggi ci siano molti punti di contatto con l'Italia di ieri. C'è certamente una linea di continuità, un filo che lega lo stragismo dei tempi di Pasolini con lo stragismo di oggi. Abbiamo ancora quel infame intreccio fra poteri criminali e poteri legali, nel quale apparati dello Stato usano strumenti illeciti e perfino in qualche modo sono coinvolti nelle stragi, negli omicidi, e quindi quell'orrendo incrocio denunciato da Pasolini è rimasto intatto. Pasolini è stato anche ucciso e potrei dire, senza avere anch'io le prove, che io so che anche Pasolini è stato vittima di questo incrocio, di questo intreccio, al di là della verità ufficiale dell'omicidio per Paolo Pasolini, che invece è stato, come dire, condannato a una sorta di triste e mediocre storia fra omosessuali, ma l'omicidio di Pierpaolo Pasolini ha radice e matrice ben più oscura, che è legata proprio ancora a quell'incrocio, a quell'intreccio. Ma io ho voluto usare quella frase, quell'espressione di Pasolini per dire, ancora una volta in modo provocatorio, che io ho un vantaggio, ho avuto un vantaggio rispetto a Pasolini, è quello di poter essere invece dentro un luogo come la Procura di Palermo, dove, al contrario di Pasolini, io ho avuto il potere per fare le indagini, per accertare la verità. Al contrario di Pasolini, io non sono stato un intellettuale senza potere, ma sono stato un uomo dello Stato che ha avuto gli strumenti per accertare la verità, e quindi posso dire
di aver avuto un vantaggio rispetto a Pasolini, e perciò Pasolini disse di sapere senza avere le prove, e io posso dire di sapere avendo le prove. Io so perché ho le prove. E ho voluto scrivere questo libro per raccontare le prove giudiziarie che devono essere raccontate ai cittadini, perché i cittadini sono rimasti all'oscuro, perché c'è uno Stato che ai tempi di Pasolini non voleva accertare la verità e che oggi, in tempi più recenti, rinnega la verità anche quando ci sono le prove, perché siamo in presenza di una verità che non va raccontata, una verità indicibile, una verità che deve essere nascosta ai propri cittadini, perché è una verità scandalosa. E la verità scandalosa è quella che è stata anche per me, da uomo dello Stato, una scoperta scandalosa che qualche anno fa non avrei neanche sospettata come vera. E la verità scandalosa è quella che non solo la mafia, i poteri criminali non sono l'antistato, come in una certa lettura tradizionale viene mi è stato insegnato e raccontato, come dire, da studente, da cittadino, come viene raccontato ai cittadini. Lo Stato che fa l'antimafia e la mafia che è l'antistato. E queste due realtà non sono due realtà che si fanno la guerra, sono due realtà che invece convivono. E sono due realtà che convivono perché la mafia preferisce cercare la pace con lo Stato e lo Stato preferisce cercare la tregua con la mafia e la convivenza con la mafia. E questa è una amara verità che ho scoperto non in virtù di intuizioni, ma in virtù di indagini e di concrete risultanze. Questo libro racconta le prove di quell'indagine, di quel processo, che è stato l'ultima indagine, l'ultimo processo di cui mi sono occupato da pubblico ministero, e che devo dire, da uomo dello Stato, mi ha determinato una profonda, grave disillusione nei confronti anche del mio stesso ruolo di uomo dello Stato, perché quello Stato di cui io sono stato, come si vuol dire, un servitore, un uomo dello Stato, è uno Stato che ha tradito tanti uomini dello Stato, uno Stato diverso da quello in cui io credevo da uomo dello Stato, uno Stato diverso da quello in nome del quale ho prestato giuramento quando ho iniziato la mia attività di magistrato. Che voglio dire? Voglio dire che quel che è emerso soprattutto in questa indagine sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia è che in uno dei momenti più tragici, più difficili, più atroci della storia recente del nostro paese, e cioè nel momento del sangue che ha insanguinato la Sicilia, ma non solo la Sicilia, ha insanguinato tutto il nostro paese, quindi nella stagione dello stragismo del 92, con le stragi appunto siciliane di Giovanni Falcone, la moglie, gli uomini della scorta, e poi la strage di Borsellino, dove è morto appunto Paolo Borsellino, che è stato il mio maestro, assieme agli uomini e le donne, perché c'era anche una donna nella sua scorta. Beh, in quel momento, di fronte a questo stragismo che ha arrossato di sangue il nostro paese e le vie, le pubbliche piazze del nostro paese, lo Stato italiano, che avrebbe dovuto ergersi
con energia e intransigenza a difesa delle cittadine e dei cittadini di questo paese, quello Stato invece ha cercato dietro le quinte, in modo nascosto, una tregua con i mafiosi. Ha cercato i mafiosi non per arrestarli, ma per stipulare nuovi accordi, addirittura siglando dei salvacondotti nei confronti dei mafiosi che stipulavano quella tregua. E di più, quel che è emerso è che quello Stato era uno Stato che scendeva a patti e cercava accordi per salvare alcuni uomini, per salvare alcuni uomini politici che erano nella lista nera, diciamo così, dei condannati a morte da parte della mafia, e che cercava questo Stato, quella trattativa per salvare quegli uomini, finendo per condannarne altri, uomini dello Stato e poveri innocenti, perché secondo quel che è poi il risultato, uomini come Calogero Mannino, ministro in carica al tempo, ministro del Mezzogiorno, Claudio Martelli, ministro della giustizia del tempo, Salvo Andò, ministro della difesa del tempo, e altri uomini politici parlamentari come il siciliano onorevole Purpura ed altri, che dovevano essere uccisi dalla mafia, anche per effetto della trattativa, sono stati salvati, mentre invece sono morti uomini come Paolo Borsellino, come i poliziotti che dormono nelle sue scorte, come gli innocenti che sono rimasti vittime della strage di via dei Gergofili, degli Uffizi e così via. E questa è la verità che è emersa in queste indagini sulla trattativa Stato-mafia, perché ciò che è emerso è che lo Stato, quando ha capito cosa stava succedendo, quando si è capito che c'era un progetto di sterminio anche degli uomini della classe dirigente, del ceto politico italiano, che ebbe inizio con l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, che fu il primo della lista, ucciso a Palermo perché rappresentante di quel potere politico che secondo i mafiosi non aveva mantenuto i patti, non aveva mantenuto le promesse, ecco che si è scatenata la reazione della mafia, iniziata appunto con Lima e che sarebbe poi continuata con gli altri, a cominciare da Mannino, e c'è la prova in quel processo che è iniziato a Palermo da qualche settimana, il dibattimento. C'è la prova che già i mafiosi erano stati incaricati di studiare i movimenti dell'ex ministro Mannino, di progettare e organizzare la sua eliminazione. Giovanni Brusca, poi diventato pentito, era stato incaricato da Totò Riina di studiare i movimenti. Dopodiché è accertato, risulta comunque secondo la ricostruzione dell'accusa, vedremo cosa riterranno i giudici della Corte d'Assise di Palermo, accertato, Mannino si attivò subito. Mannino, che aveva paura di essere ucciso, come tutti i suoi colleghi politici e parlamentari sanno e hanno testimoniato, sapeva di essere il secondo della lista dopo Lima, attivò subito, da ministro in carica qual era, i suoi canali, gli ufficiali dei carabinieri, i rappresentanti dei servizi segreti come Contrada e altri, per contattare la mafia, i mafiosi, i capi di Cosa Nostra, e sapere cosa la mafia voleva per smetterla, per cambiare magari obiettivo. E certo è che qualche settimana dopo questa attivazione di Mannino, Brusca racconta che venne chiamato dal dottor Riina per dirgli che non era più
il momento che non si doveva fare più quell'attentato e quell'omicidio nei confronti di Mannino, del quale lui era stato incaricato, perché c'era qualcosa di più urgente da fare e da realizzare. E infatti qualche giorno dopo venne ucciso Paolo Borsellino, si realizzò la strage via D'Amelio. Paolo Borsellino, che secondo le risultanze venne ucciso proprio perché considerato un ostacolo alla trattativa che si doveva realizzare. Beh, questa è la storia, una storia lunga, piena di episodi, relativa anche alla cattura di Rina, che secondo la nostra ricostruzione venne catturato perché considerato troppo ingombrante per proseguire la trattativa, perché troppo intransigente dal punto di vista della mafia rispetto allo Stato, e quindi venne arrestato anche con la complicità di uomini della mafia che avevano invece bisogno di portare avanti la trattativa. E Provenzano diventò perciò il capo di Cosa Nostra, perché uomo, diciamo così, da un certo punto di vista più flessibile, più malleabile, più aperto e disponibile alla trattativa. E sta lì la ragione per la quale poi Provenzano per anni rimase in latitanza, mentre venivano arrestati uno dopo l'altro gli uomini dell'ala, diciamo così, più dura dell'organizzazione mafiosa, in modo tale che potesse vincere e prevalere dentro Cosa Nostra la linea della trattativa, i trattativisti, e potessero essere definitivamente sconfitti quelli dell'ala più dura e intransigente. Perciò infatti non a caso vennero arrestati uno dopo l'altro, dopo il Rina, il Graviano, e poi Brusca, e poi Pagarella, e cioè i mafiosi che volevano proseguire lungo la strategia dello stragismo, mentre i fedelissimi e Provenzano, che voleva chiudere la trattativa, sono stati in qualche modo risparmiati. E questo avveniva da una parte, mentre dall'altra parte, sul piano dello Stato, ministri, uomini, magistrati, poliziotti, funzionari dello Stato che portavano avanti la linea dell'intransigenza, a loro volta sul piano politico venivano eliminati, venivano sostituiti, venivano rimpiazzati, perché anche dalla parte dello Stato prevalesse la linea della trattativa, la linea della duttilità e della malleabilità, mentre intanto l'ala dura e intransigente della mafia mietteva vittime commettendo stragi e omicidi di cui lo Stato fingeva di non accorgersi. Questa è la storia che non può essere raccontata agli italiani, questa è la storia che è raccontata in quel libro e che da magistrato ho cercato di ricostruire quel processo assieme ai colleghi che oggi stanno continuando quell'indagine fra mille difficoltà, mille ostacoli, mille isolamenti e nella censura loro imposta. Io oggi ho una maggiore libertà, da ex magistrato posso dire quello che lo so bene, i miei ex colleghi vorrebbero dire, stando qui al mio fianco, potremmo dire che idealmente questa sedia vuota, la sedia vuota di Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia, i magistrati che vorrebbero poter raccontare queste stesse cose fuori dall'aula giudiziaria, perché non possono, ogni qualvolta hanno aperto bocca un procedimento disciplinare si è abbattuto sul loro capo, come è successo a me in quegli anni. Esserne consapevoli da cittadini, ormai appunto in questo senso sono un cittadino come voi, senza compiti e incarichi istituzionali, ma ciascuno di noi, come sto cercando di fare io con questo libro, con gli strumenti che ciascuno ha a disposizione, dobbiamo farci promotori di iniziative e di mobilitazione. Iniziative e mobilitazione, perché mai come in questa occasione la verità, tutta la verità, può emergere soltanto se c'è un ampio, diffuso movimento di opinione che deve fare politica
ma nel senso più nobile del termine, cioè fare politica significa creare appunto mobilitazione, opinione per cambiare quella politica che oggi vuole, non vuole la verità, la vuole negare. Una politica che in nome di una presunta ragion di Stato pensa e ritiene che la ragion di Stato debba significare negazione della verità. Ragion di Stato significa primato della politica sulla verità e sulla giustizia, principio sul quale si è mosso e si continua a muovere, e lo dico diciamo con tutto il dispiacere di un uomo dello Stato, il capo dello Stato, il presidente Napolitano, che ad oggi si è mosso e si continua a muovere con coerenza, per carità, lungo la linea della negazione della verità, dell'ostilità nei confronti dell'accertamento della giustizia, della verità in quell'aula di giustizia e fuori. Ci sono state varie occasioni che ha avuto a disposizione il capo dello Stato, al di là di alcune affermazioni di principio nelle consuete commemorazioni di rito, ma ci sono state occasioni concrete che il Presidente della Repubblica ha avuto a disposizione per dimostrare di volere davvero con la verità che lui dichiara di volere. E sinora le sue concrete prese di posizioni sono state di segno opposto e contrario. Il più clamoroso è stato certamente la sua presa di posizione sul ormai famoso conflitto di attribuzione, che lo ha messo in posizione addirittura di aperta contrapposizione e ostilità nei confronti dell'ufficio, la procura di Palermo e del PUL che all'epoca io stavo coordinando, contrapponendosi e addirittura utilizzando una sorta di bomba atomica, arma letale, come dire, che un Presidente della Repubblica ha a disposizione, che si usa una volta nella vita. E quell'arma letale è appunto il conflitto di attribuzione, che un capo dello Stato sollevi un conflitto di attribuzione nei confronti dell'ufficio giudiziario che in nome dello Stato e rappresentando quello stesso Stato porta avanti l'accertamento della verità, occorreva che un uomo di straordinaria prudenza e pacatezza come l'ex presidente della Corte Costituzionale Gustavo Serbeschi scrivesse in un articolo che è costato caro anche a Gustavo Serbeschi. Non so chi di voi ha notato che Zagrebeschi, dopo aver scritto con l'editoriale su Repubblica, ha avuto qualche difficoltà in più anche a trovare pubblicati i suoi editoriali su Repubblica, e con il quale il presidente Napolitano ha sollevato un conflitto di attribuzione che, per carità, era una facoltà del capo dello Stato sollevare, ma che fatalmente avrebbe avuto l'effetto che ha avuto, e cioè quello di far calare per sempre la saracinesca sull'accertamento della verità. È un fatto che dal momento in cui il presidente Napolitano ha sollevato quel conflitto di attribuzioni contro la procura di Palermo, la faticosa scalata che i magistrati della procura stavano facendo per arrivare in cima alla verità di quel processo si è fermata, si è bloccata. È come se una valanga si fosse abbattuta su quei magistrati che stavano provando a inerpicarsi su quei sentieri difficili, e infatti la verità si è fermata. È passato un anno,
più di un anno dal giorno in cui il Presidente della Repubblica ha sollevato quel conflitto di attribuzioni, e guarda caso, e non è un caso, da quel momento non si è più fatto un passo avanti. E non che non si sia fatto un passo avanti perché i magistrati sono intimiditi. Non eravamo e non sono magistrati che si intimidiscono, quelli della Procura di Palermo che si occupano di questa vicenda, altrimenti non avrebbero neanche iniziato l'indagine. Non glielo aveva prescritto, non ce lo aveva prescritto e non glielo aveva prescritto il medico di fare quell'indagine, e tanti altri magistrati che sono passati dalla Procura di Palermo, che sono venuti prima di noi, si sono guardati bene dall'occuparsi mai di queste cose. Il punto non è che ha avuto un effetto intimidatorio nei confronti dei magistrati, ma ha avuto un effetto intimidatorio nei confronti dei testimoni, dei potenziali testimoni, perché per una serie di eventi coincidenti si è realizzato il miracolo, se vogliamo, che tanti avessero improvvisamente recuperato la memoria, anche uomini dello Stato. E questo progressivo recupero di memoria aveva fatto sì che in tanti stessero dando a noi magistrati ognuno un piccolo tassello in più che ci stava aiutando a ricostruire il mosaico. Il mosaico purtroppo è rimasto incompiuto. Noi oggi sappiamo certamente molto di più di quanto non sapessimo anni fa. Sappiamo che esiste una trattativa, sappiamo che questa trattativa è stata una trattativa iniziata da parte dello Stato, che questa trattativa da parte dello Stato è stata iniziata su input di alcuni uomini politici che volevano salvare la pelle, che per effetto di questa iniziativa degli uomini politici e della complicità degli apparati dello Stato, la pelle a questi uomini politici è stata salvata e sono stati invece sacrificati dei cittadini ignari. Ma alcuni passaggi ancora non li sappiamo bene, non sappiamo attraverso quali tutti gli uomini che hanno avuto un ruolo in questa vicenda, non sappiamo alcuni uomini, come ad esempio l'ex ministro Mancino, che sappiamo per certo, così noi riteniamo, poi il giudice valuterà, che ha detto il falso, ma lo sappiamo per certo, questa menzogna detta dall'ex ministro Mancino, se siano frutto di coperture di terzi, di coperture di se stesso, o di coperture di chi, insomma tante cose purtroppo ancora non sono chiarissime, sono rimaste sfumate. Si poteva fare, si poteva accertare in questo anno, ma quel conflitto di attribuzione sollevato dal presidente Napolitano è stato una saracinesca calata sull'accertamento della verità, ed è stata una delle occasioni in cui Napolitano ha rappresentato una ragion di Stato ostile all'accertamento della verità, ostile al diritto alla verità che hanno i familiari delle vittime di quelle stragi, ostile al diritto alla verità che hanno tutti i cittadini italiani. E c'è stata una seconda occasione, più recente, quando, ditemi perché io sarei quasi nella notte, ditemi quando comincio a farsi tardi, lo sai, dici tu. No, vado rapidamente verso la conclusione per le domande. Ma voglio dire questa seconda cosa, la seconda occasione che ha avuto il Presidente Napolitano è stata questa recente, conseguente al tragico evento della morte per infarto del suo consigliere giuridico, Loris D'Ambrosio, che in modo infame si è cercato di attribuire, quasi responsabilizzare a noi magistrati che stiamo soltanto facendo il nostro dovere per accertare la verità. Ebbene, un dato è certo, con tutto il rispetto che si deve ai morti, che Loris D'Ambrosio non ci ha raccontato tutta la verità quando noi l'abbiamo interrogato, e che Loris D'Ambrosio non abbia detto tutta la verità quando noi l'abbiamo interrogato è dimostrato, lo ha provato consapevolmente, inconsapevolmente, non lo sappiamo, lo stesso Presidente Napolitano. Perché il Presidente Napolitano ha voluto fare una pubblicazione di scritti suoi, fra i quali c'è anche la pubblicazione inedita del carteggio di corrispondenza fra lui e il suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio.
E in una delle lettere mandategli da Loris D'Ambrosio, che il presidente Napolitano ha pubblicato, noi abbiamo avuto la prova che Loris D'Ambrosio non ci avesse raccontato tutta la verità. Perché ad un certo punto in questa lettera Loris D'Ambrosio dice di aver avuto il sospetto che dietro lo schermo, in buona fede, da lui apprestato, evidentemente si riferisce al periodo in cui lavorava al Ministero della Giustizia, si fossero svolti dietro le sue spalle, utilizzandolo come innocente schermo, degli indicibili accordi. E cos'erano questi indicibili accordi se non gli indicibili accordi per la 41 bis, per la trattativa, per l'allentamento da parte dello Stato in virtù della trattativa? Beh, di questi indicibili accordi, di questo sospetto di essere stato uno schermo innocente, Loris D'Ambrosio non ci ha mai parlato quando venne sentito dal procuratore di Palermo per ben due volte consecutive. E da quella lettera emerge un'altra cosa, che lui però di quegli indicibili accordi di cui non parlò con noi, parlò invece col presidente Napolitano, perché si fa riferimento a colloqui col presidente Napolitano. Beh, noi non conoscevamo questa lettera, ma appena conosciuta questa lettera è stato inevitabile quello che i colleghi pubblici ministeri hanno fatto al processo, cioè chiedere di sentire il presidente Napolitano. E un capo dello Stato che voglia sgombrare il campo da dubbi, sospetti, congetture, cosa fa? Dichiara pubblicamente di essere pronto a recarsi davanti alla Corte d'Assise di Palermo per raccontare come stanno le cose, per raccontare la sua versione dei fatti, per raccontare la verità. Invece, ancora una volta, dal Quirinale è venuto silenzio, silenzio e silenzio, il solito muro di gomma, anzi, di più e di peggio, l'Avvocatura dello Stato, presente in aula al processo trattativa, che è costituita come parte civile, quindi uno Stato che dice di essere danneggiato da quella trattativa e che quindi dovrebbe avere l'interesse che si accerti tutta la verità e che quindi dovrebbe normalmente nella fisiologia dei processi mettersi a fianco del pubblico ministero che chiede l'accertamento della verità, che ha fatto l'Avvocatura dello Stato, si è opposta alla richiesta del pubblico ministero di sentire Napolitano in aula. Ed è impensabile che l'Avvocatura dello Stato abbia preso una posizione così anomala e nuova di opporsi alla richiesta di sentire il Presidente Napolitano se non abbia prima interpellato la Presidenza della Repubblica. Beh, una seconda occasione perduta, una seconda occasione in cui il Presidente della Repubblica poteva dimostrare di voler stare al fianco della magistratura, che vuole soltanto, senza pregiudizi nei confronti di nessuno, accettare la verità. E allora dico, e chiudo, che tutta questa vicenda dimostra come lo Stato italiano ha qualcosa da nascondere. Lo Stato italiano non ha la coscienza pulita. Lo Stato italiano ha gli scheletri nell'armadio. Bene, allora, fin tanto che noi avremo uno Stato senza la coscienza pulita, fin tanto che avremo uno Stato che ha addirittura paura della verità, che ha paura di guardarsi allo specchio, che ha paura di raccontare ai propri cittadini, che poi sono lo Stato, perché lo Stato italiano dovrebbero essere i cittadini, non quelli che rappresentano i cittadini e che in nome dei cittadini esercitano i poteri dello Stato. Beh, allora, quando arriviamo a questo punto limite, significa davvero che la nostra è una democrazia apparente, non è una democrazia effettiva, non è una democrazia compiuta, ed ecco perché non possiamo e non potete delegare soltanto ai magistrati il compito di accertare la verità su questi fatti. Beh, se si tratta dell'omicidio di Cogna, seguiamo, mettiamoci alla finestra, è come se fosse un giallo, dividiamoci fra innocentisti e colpevolisti e aspettiamo che la magistratura faccia il loro compito. Ma quando si tratta di vicende come queste, quando si tratta di vicende che hanno a che fare con il nocciolo
della democrazia del nostro paese, perché in questo caso l'accertamento della verità ha a che fare con i pilastri della democrazia del nostro paese. Beh, qui non possiamo tirarci fuori, qui è una faccenda che ci riguarda in prima persona, e l'esito di questa ennesima vicenda, come le tante sul quale Pasolini, ahimè, inutilmente andò a sbattere la testa fino a trovare anche la morte in quel posto di Ostia, in questa vicenda noi dobbiamo prendere parte, noi da cittadini dobbiamo schierarci, dobbiamo farci sentire, fare sentire la nostra voce, perché mai come in questa circostanza la verità non è un affare della magistratura, ma deve essere una conquista collettiva. L'Italia, il paese, deve dimostrare di volerla quella verità, e se un paese nella sua complessività, nella sua prevalenza, nella sua stragrande maggioranza dimostrerà di volere la verità, beh, vedrete che la verità poi viene fuori, a dispetto di tutte le resistenze e i poteri che vi si oppongono. Ecco perché in un caso del genere la verità è, come dicevo, a che fare la democrazia, perché non può esserci democrazia senza verità su fatti del genere. Ecco perché vale la pena scrivere, per quello che mi riguarda, leggere per quanto mi riguarda questo libro, ma non per fare pubblicità al libro, ma perché serve informarsi, fatelo col libro, con tanti altri libri che sono dedicati a questo tema, fatelo in modo ovviamente autonomo, indipendente e critico, come si può fare andando su, non certo guardando la televisione o gli organi di stampa, magari cercando su fonti autonome e indipendente su internet informazioni, notizie, o accedendo direttamente ai documenti giudiziari, chi ha più tempo per farsi una propria idea. Ma su questa vicenda non si può essere neutrali, bisogna prendere parte, perché l'accertamento della verità è un affare che ci riguarda tutti e singolarmente. Per questo vi invito ad approfondire il tema e poi a farci ciascuno motore e promotore di un processo collettivo di conoscenza, di mobilitazione, di impegno.